Ciao a tutti, stasera sono proprio da lavorare. Allora, mi non un po' dopo di tutti questi programmi di cosina, no cosina, coghi, no coghi, che vengono fatti alla televisione. Non so, devo leggere anche su perché sennò è talmente tanti, e oltre 100 da fare. La prova del cuoco, cotto e mangiato, l'arte in cucina, cuochi in fiamme, il chicken, la nigella, non solo pape, insomma. Te giri tutta la sera col telecomando e da tutte le parti io sempre dico chi fa e ti fa vedere come si fa da mangiare. Allora, sul giornale, che era un appuntamento di questa settimana qua, beh, c'è quei soliti appuntamenti piccolini lì, no? E dove che gli diceva che l'appuntamento era arco, fuori alla biblioteca. Gli dice che è la biblioteca del benessere, no? Mi sono scritto quel che diceva dell'appuntamento. L'appuntamento è la biblioteca del benessere, dove che vai a fare delle conferenze a tema, le da diversi anni, che va a Ciapanca, un premio a livello del ministero, proprio una roba fatta bene. Allora, però, di gente che bisogna anche leggere tra le righe. Si spiega che la salute e il benessere si raggiungono accettando il proprio corpo, prestando attenzione al benessere dell'anima. L'appuntamento, un programma che era la settimana passata, era la via del benessere e della meditazione in movimento. Allora ha detto, parla col Vinicio di sta roba qui. Vinicio mi ha detto, guarda, non ho tempo perché godanara lager, non vengo fuori. La sera ho detto, guarda che vado fuori da nociada, non si sa mai, cioè, non è che queste robe qui sia talmente portata, però dico, vado fuori. Mi non so, sarà sta il cult, sarà perché ero starstruck. Quando il professore l'ha cominciato a parlare, no? Mi sono impiso la via, no? Beh, non volevo però fare la figura del tanghero, no? Come diceva il maestro Fioli, no? Che diceva qui da Stranfor, tangheri savati che venite fuori dalle topaie. Ora, volevo fare anche a me una bella figura, visto che era due o tre maestre di scuola, tutte quelle lì, che le feva le domandine a sto professore. Ora così, scusa professor, posso fargli una domanda, capì? Allora mi dica, e mi dice, no? Allora così, e mi scusa, lei anni che non mangio i fasoi in bragai come faceva Melona, che avesse mai detto, mi ha brancato per le braccia e mi ha trafforato, mi ha buttato dalle scale, proprio mi ha parato via. Lei non sa che riunioni sono queste lì, vada via, mi dice. Ora, allora, quando sono arrivato in piazzetta San Giuseppe, no? Quasi quasi mi mettevo a piangere, però dico, non con mia domanda niente, ma con il professore, mi dica la ricetta dei fasoi in bragai. Mica domandare alla mia sposa, ma non ti fa un puro, non ti fa cosa, non ti fa i fasoi in bragai. Allora, cosa ti fa? Otto sul telefono, no? Ho chiamato il mio amico Marcello, che è lì al casino. E così, Marcello, per domani potresti farmi la plana dei fasoi in bragai che vengo a trovarti? E mi dice, Mario, non con mia problemi, no? Domande se guarda, quando le 11:30 mi dici, te vieni qua e te vedrai che ti preparo una porzione del fasoio in bragai. Allora, ne vedete, vedrai, domani mattina vado lì dal Barcello e vado a vedere se le sta di parola. Allora, vi visto che il mio amico Marcello le di parola, vedi se me la preparai il fasoio in bragai. Vai Marcello, guarda qua. Allora, che tipo di fasoio ha droppato? Il limone. Boh, come li droppeva mia nonna, però gli ha messo in bagno ieri sera nell'acqua, dappertutto. Boh, ma è che il tasto come che è? Ma che manca la salvia qui, No, che l'ho messa e che l'ho tirata via. E le mortadelle che metti zò? Quelle sciute. Con la pelle intorno però, Esatto, bravo. Boh, bravo. Allora, complimenti per i fasoi bragai che ha fatto il mio amico Marcello, però avrei chiesto qui del covo di quei... Perché lui non è che fa da soli i fasoi in bragai, è bravo anche a fare la mosa, i fregolotti e tutte quelle robe lì anche. Complimenti Marcello. Però fermo, sono stato bravo anche a fare una roba. Cosa fa? Mettere la camicia nera. Madonna, quello è il garzone mio amico Marcello. Allora, da Telegardo e Trentino, alla là!